eccoci per una nuova puntata dedicata al mondo dei videogiochi e a quello dei giochi di ruolo. Un genere che da sempre incanala i consensi di tutti i videogiocatori, anche quando priva di grande budget oppure di licenze altisonanti. È il caso del nuovo action RPG targato Focus Home Entertainment Bound by Flame, disponibile per PC, Xbox 360, PlayStation 3 e anche PlayStation 4. Bound by Flame è il nuovo action RPG prodotto da Focus Home Entertainment e sviluppato da Spiders Studios, autori in passato dell'interessante Mars Warlogs. Il gioco, sviluppato con un budget ridotto, punta tutto su dinamiche classiche assolutamente funzionali e in grado di divertire fin da subito l'appassionato hardcore. Nonostante la storia attinga piene mani da altre produzioni con il protagonista Vulcan, posseduto da un demone di fuoco e unica speranza per l'Alleanza di vedere sconfitto l'avanzamento della poderosa Dead Army, il plot narrativo prevede diversi filoni, a seconda delle nostre inclinazioni. Bound by Flame ha un sistema di combattimento asciutto e un livello di difficoltà poco incline agli errori, decisamente ben fatti anche il sistema di crafting, così come la progressione dell'eroe divisa in tre diversi skill tree. Su PlayStation 4, unica piattaforma next gen prevista, la risoluzione di 1080 pixel e il frame rate oscilla fra i 30 e i 60 fps. In definitiva, Bound by Flame è un RPG canonico, consigliabilissimo ai fan del genere. Peccato dunque per la mancanza della versione Xbox One. Beh, i fan di Microsoft si consoleranno con la versione Xbox 360. Vero, anche perché Focus Home Entertainment si rivela una vera maestra nell'inserirsi in nicchie precise di mercato. Vedi ad esempio giochi come Sherlock Holmes o Blood Bowl 2, prodotti veramente ben confezionati. E anche lo stesso Bound by Flame, sebbene non sarà ricordato per la componente tecnica, denuncia una struttura solida che diverte, appassiona e strizza diverse volte l'occhio alle grandi produzioni. Bound by Flame è disponibile per PC, Xbox 360, PlayStation 3 e PlayStation 4. Aiutiamo Vulcan a scacciare la Dead Army.